una piattaforma nuova per porre, diciamo, un limite a quello che è un problema che si prolunga ormai da anni, i forestali. Di cosa parlerete oggi? Ma intanto noi non c'è dubbio che contrasteremo le scelte che il governo ha fatto nella nuova finanziaria, perché in questa finanziaria ci sono tagli pesanti per il settore che sono al dir poco inaccettabili. Intanto perché il lavoro viene visto come un'assistenza e non come lavoro vero e proprio, perché quando si introduce il limite che i lavoratori non vengono più inseriti nelle fasce di garanzia occupazionale solo perché superano un certo ESEE, ci dà la cifra del fatto che il governo pensa il lavoro forestale come un lavoro apprettamente assistito. Invece il lavoro forestale è un lavoro che ha una sua dignità, che ha una sua importanza. Basta pensare che la Sicilia è la quinta regione d'Italia per rischio idrogeologico, la prima per rischio desertificazione. Ma nei fatti comunque si fa qualcosa per il rischio idrogeologico, cioè no. Questi lavoratori in effetti vengono impiegati come dovrebbe essere, o è uno spreco come si è varie volte da vari punti di vista detto? Ma intanto è chiaro che la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale dovrebbe essere una delle priorità del governo per una terra come la Sicilia, che ha un patrimonio inestimabile sotto questo punto di vista. E tuttavia non c'è dubbio che noi per primi avvertiamo che c'è un'inadeguatezza nella progettualità e nella realizzazione di tante opere, ma la carenza di progettualità e nella realizzazione di tante opere è innanzitutto il frutto di una gestione burocratica ed amministrativa del tutto inadeguata. Non è colpa dei lavoratori se vengono fatte perizie e fotocopie rispetto agli anni precedenti e non ci sia una politica di innovazione e di cambiamento. Perché nel settore forestale si può investire in tre settori strategici per la Sicilia: nuova politica energetica, e non c'è dubbio che la politica energetica e soprattutto quella politica energetica potrebbe essere una fonte rinnovabile di energia, è un fattore estremamente importante. Nella politica turistica, perché il nostro patrimonio ambientale si presta benissimo ad attrarre milioni e milioni di turisti, basta pensare a un grande patrimonio come l'Etna, e poi valorizzare al massimo quelli che sono tutti i prodotti del bosco e del sottobosco, sviluppando anche una politica della filiera del legno che naturalmente in Sicilia potrebbe essere produttiva. Ma guarda, con l'assessore all'agricoltura c'è stato sin qui un'interlocuzione positiva. Il punto è però che la politica economica della regione siciliana non la determinano gli assessori, e forse dalla notizia che abbiamo nelle ultime ore neanche il presidente della regione. A determinare la politica economica è un commissario mandato da Roma che corrisponde al nome dell'assessore Baccei, che non conosce la Sicilia, i siciliani e i problemi che la Sicilia ha. E anche sulla questione della forestale è più influenzato dalle informazioni di stampo leghista che avvengono nelle grandi mezzi di comunicazione piuttosto che guardare al merito delle questioni. Quindi diciamo il fulcro, il succo del vostro progetto qual è, in due parole? Il fulcro del nostro progetto è rilanciare l'attività forestale prevedendo una forestale molto più produttiva ed efficiente, che passi attraverso la valorizzazione e il rilancio delle nostre attività economiche che sono legate al bosco, e a questo naturalmente aggiungere il fatto di dare stabilità e certezza ai 23.000 lavoratori forestali che oggi vivono in condizioni di assoluta precarietà.